La vita di Antonio Ascari. Antonio Ascari nacque il 15 settembre 1888 a Sorgà, in provincia di Verona. Dopo essersi trasferito molto giovane a Milano, lavorò prima presso l'International George, poi nell'Officina dei Vecchi, per conto della quale fu inviato in America Meridionale. Tornato a Milano nel 1910, aprì lì una propria officina automobilistica. Iniziò le gare automobilistiche nell'aprile 1911 con la corsa della 6 giorni di Modena, però vinse la sua prima gara solo nel 1919 nella corsa Parma-Poggio-Berceto. Dopo un grave incidente nel 1920, Ascari conquistò tante vittorie. I più ricordati furono il Gran Premio d'Italia a Monza del 1924, che ottenne il record mondiale di velocità su strada per vetture da 2000 cm al cubo alla media oraria di 195.010 km. E poi un'altra importante vittoria fu nel 1925 al Gran Premio d'Europa a Spa, in Belgio. Con questi successi Ascari ottenne una larga popolarità mondiale. Antonio Ascari morì il 26 luglio 1925 nel circuito di Mollery durante il Gran Premio di Francia, mentre era in testa alla corsa con la sua Alfa Romeo. Antonio diede i natali al figlio Alberto, campione del mondo di Formula 1 nel 1952-1953 con la Ferrari.